Per il fine settimana, viaggio in Italia, ci porta a Firenze e vediamo quali sono le novità. Firenze, la città dei grandi dell'arte, da Giotto a Michelangelo, guarda a est, alla Russia pre-rivoluzionaria. A Palazzo Strozzi una mostra racconta delle avanguardie artistiche, figure essenziali per l'arte del Novecento. E indaga questa mostra soprattutto sulle relazioni tra tradizioni popolari e sapere artistico. Kandinsky, Malevich, Filonov, Gonciarova, tra gli autori delle 130 opere presenti in rassegna, con moltissimi reperti etnografici, regalati al principe Nicola, futuro zar di tutte le Russie, nel corso di un viaggio nella steppa siberiana. E di un altro principe si parla alla Galleria degli Uffizi, il Gran Principe dei Medici. Ricorre quest'anno il terzo centenario della sua morte, avvenuta nel 1713. Aveva solo 33 anni. Parente per parte di madre del re Sole Luigi XIV, amava la musica, il teatro, l'arte, collezionò capolavori, da Raffaello ai Carracci, da Andrea del Sarto al Parmigianino. Una collezione che sicuramente i coniugi francesi, Edouard André e Nelly Jacquemart, avrebbero apprezzato e forse invidiato. Ogni anno, a partire dal 1882, venivano a Firenze per acquistare un'opera del Rinascimento. Tra i loro mercanti c'era il toscano Stefano Bardini. Nella sua villa, ora, sono esposti alcuni di quei capi d'opera. Beato Angelico, tavola del 1435, San Giorgio, uccide il drago, e Ecce Homo, di Andrea Mantegna, dipinto su una tela di lino sottilissima nel 1500, a 6 anni dalla sua morte. Torniamo alla cronaca.